Uno 007 piacentino che ha sgominato anche le peggiori bande di terroristi e narcotrafficanti, un giornalista scrittore, vecchia gloria del calcio internazionale, e un assistente del procuratore che si è fatto strada tra i grattacieli di New York. Sono arrivati dall'America e dalla Francia i tre super piacentini che si sono distinti all'estero per umanità e professionalità. John Maschi, Mario Morisi e Gio Ferdenzi sono stati premiati ieri a Ponte dell'Olio in occasione del 22esimo raduno delle comunità piacentine nel mondo voluto dall'associazione Piacenza nel mondo. L'iniziativa vede il patrocinio di Provincia, Comune di Ponte dell'Olio, Fondazione di Piacenza e Vigevano, oltre alla forte sinergia diventata ormai tradizionale con il quotidiano Libertà. Puoi chiamarmi Gianni perché sono nato con il nome Giovanni. Quando ho fatto a Città Tentata agli Stati Uniti, i giudici è cambiato il mio nome da Giovanni a Gian. Si è anche infiltrato in organizzazioni molto pericolose? Sì, davvero. E ho anche lavorato con la Guardia di Finanza, Polizia di Stato e anche il Carabinieri. Maschi combatte oggi anche contro il terrorismo. Prende i soldi, il denaro per la droga armi, dopo terrorismo. Ero molto adattato a calcio, che era un po' il sogno del papà, che è nato a Gropazzuolo, di Gropallo. Poi ho viaggiato molto, ho imparato lingue, poi tutti i mestieri della parola e del verbo. Dunque insegnante all'estero, poi giornalista, ghostwriter per gente un po' celebre e man mano ho fatto tanti libri, sono totalmente di cuore italiano, lo dico sempre, per la politica, l'educazione, la laicità, insomma sono francese, ma il temperamento, la passione e la follia creativa, quella è italiana. È un mestiere difficile, si deve dire, perché quando devi mettere una persona in prigione non è mai una cosa che gradisco, no? Devo farlo perché è il mio dovere, portare la giustizia alla mia comunità dove abito, però sì, è una cosa non da credere delle volte. Io mi considero piacentino prima di tutte le altre cose. A tutti è stata consegnata una targa, un'opera dell'artista Paolo Maini e una preghiera scritta per gli emigrati piacentini nel 1904.